e un momento, come dire, di... Le analisi non lasciano intendere segnali di particolare preoccupazione. Sono le parole di Salvatore Olivieri, direttore dell'azienda sanitaria della provincia di Agrigento, e il riferimento è alla situazione del mare nel litorale salleonino. Secondo le analisi di laboratorio effettuate dall'ASP, infatti, la situazione complessiva dello specchio d'acqua antistante le spiagge di San Leone sarebbe tranquilla. Negli ultimi giorni sono riaccesi i riflettori sull'argomento dopo le segnalazioni e le lamentele di molti cittadini che frequentano quel litorale. Pochi giorni fa, infatti, alcuni cittadini si sono ritrovati a fare conti con liquami e feci che galleggiavano sull'acqua nei pressi dello stabilimento di pubblica sicurezza. Numerosissimi bagnanti presenti sulla spiaggia hanno pertanto preferito andare via. L'ASP però conferma che i livelli registrati di inquinamento non superano i limiti a rischio. Sta di fatto che il litorale agrigentino presenta numerosi problemi. Il mare pieno di liquami potrebbe essere la conseguenza degli scarichi fognari abusivi di alcuni residenti che avrebbero collegato gli scarichi di casa con la condotta delle acque bianche. Tra l'altro a San Leone c'è pure una fognatura abusiva che riversa liquami sulla spiaggia nella zona della villetta Sandro Pertini, una zona definita da Goletta Verde di Legambiente fortemente inquinata.